Mi accingo a raccontarvi per la prima volta il testo di una canzone straniera. Voi sapete che, ormai lo sapete, che io tratto solo canzoni che ritengo formidabili dal punto di vista comunicativo e poetico. Però per la prima volta ho deciso di parlare di una canzone straniera perché questa canzone è particolarmente visceralmente, non so come dirvi, è una roba molto coinvolgente per me. Si chiama Marta, è Marta di Tom Waits, artista che sotto un certo punto di vista mi ricorda molto il nostro Paolo Conti italiano. Diciamo che hanno un atteggiamento simile nei confronti della musica, sia vocalmente sia con modo di esporre le loro canzoni. Allora, Marta, intanto andatevela a sentire se non la conoscete. Marta di Tom Waits dice così: operatore, il numero, prego, sono passati così tanti anni. Si ricorderà della mia vecchia voce mentre combatterò le lacrime. Pronto, salve, parlo con Marta. Sono il vecchio Tom Frost e sto chiamando con un'interurbana. Non preoccuparti per il costo. Perché sono passati 40 anni o più ora, Marta. Ti prego, ricorda. Vediamoci fuori per un caffè dove parleremo di tutto. Allora, lui chiama, ovviamente, questa sua ex fiamma, che si chiama Marta, e addirittura lo fa però sapendo che si emozionerà non appena sentirà la sua voce. E si preoccupa anche di dirgli, no, perché in America, quando tu chiami, puoi anche addebitare la telefonata al destinatario. Lui invece dice: non preoccuparti, la telefonata, carico mio, sono passati 40 anni, forse anche di più, e ora ti prego, ricordati del nostro passato. Vediamoci, addirittura dice, anche se parla da chissà da dove, vediamoci per un caffè dove riusciremo a ricordarci tutto, a parlare di tutto. E quelli erano giorni di rose, di poesie e prose. E Marta, tutto ciò che avevo eri tu, e tutto ciò che tu avevi ero io. Perché un amore coinvolgente, un amore molto potente. Non c'erano domani, mettevamo da parte i nostri dolori e li tenevamo per i momenti difficili. E mi sento molto più vecchio ora, e anche tu sei molto più vecchia. Tuo marito come sta? Come stanno i tuoi bambini? Sai che anch'io sono stato sposato. È una fortuna che hai trovato qualcuno che ti faccia sentire sicura, perché eravamo entrambi così giovani e pazzi. Adesso siamo maturi. Guardate, questa parte qui è pazzesca. Cioè, lui si ricorda del loro amore travolgente, perché infatti dice alla fine: eravamo giovani e pazzi, adesso siamo maturi. Tanto che a questo punto le chiede anche: e come sta tuo marito? Come stanno i tuoi bambini? E gli dice, buttata lì: sai che anch'io sono stato sposato. Evidentemente lui non è più, si è diviso dalla donna che poi sarebbe venuta dopo di lei. E lì qui riprende, e quelli erano giorni di rose, di poesie e prose. E Marta, tutto ciò che avevo eri tu, e tutto ciò che tu avevi ero io. Non c'erano domani, mettevamo da parte i nostri dolori e li tenevamo per i momenti difficili. Questa è bellissima, sta frase qua.
E io sono sempre stato così impulsivo, credo di esserlo ancora, e tutto ciò che veramente importava era che fossi un uomo. Suppongo che non siamo mai stati fatti per stare insieme. E Marta, Marta, ti amo, non lo vedi? Ecco, devo dire che anche qua lui qui si lascia andare, addirittura l'ama ancora. E forse per questo che le ha telefonato dopo 40 anni. Dopo 40 anni ha detto: io ti amo ancora. Ma forse non eravamo fatti per stare insieme, invece è pieno di contraddizioni, no? Come del resto sono le grandi canzoni d'amore che ci si contraddice anche nei rapporti amorosi. E poi chiude con quella frase bellissima che e quelli erano giorni di rose, di poesie e prose. E Marta, tutto ciò che avevo eri tu, e tutto ciò che tu avevi ero io. Non c'erano domani. Mettevamo da parte i nostri dolori e li tenevamo per i momenti difficili. E mi ricordo, serene tranquille, a tremare vicino a te. Allora, qui ragazzi, questa canzone, perché, ma questa canzone non è forte solo perché è un testo bellissimo, perché musicalmente, se voi l'andate a sentire, lui la fa con un pianoforte, semplicissima, con questa voce potente, roboante, che è lui, che è tutta qui, che viene da dentro, viene dal petto e si esprime, butta fuori questo linguaggio, queste cose che dice che diventano. Perché il problema è questo, che spesso i testi solo raccontati sono solo il 50% della potenza di una canzone, l'altro 50% è la musica, che poi è decisiva nell'interpretazione. In questo caso, se voi andate a sentirvi Marta di Tomboy, vi rendete conto di che cosa vi arriva addosso, che vi possono arrivare le lacrime dall'emozione. Io mi sono preso anche una roba che ho visto, che ho trovato sul web, perché è anche giusto sentire il parere. Adesso non mi ricordo chi che l'ha scritta questa cosa, non lo so chi l'ha scritta. Comunque, diciamo che è facile anche immaginarlo in questa stanza da solo, magari con un bicchiere di whisky, prende questo telefono e chiama questa sua grande fiamma del passato. E appunto c'è tutta questo suo racconto che si sviluppa durante questa telefonata, dove in questa telefonata vedete il suo carattere, il carattere di lei, il loro rapporto magari compulsivo, questo fatto di non raccontarsi i loro dolori perché se li tenevano nascosti per non rovinare quello che era il loro rapporto sentimentale. Insomma, c'è tanta dolcezza in questa canzone, tanto romanticismo. Io credo che aggiungere altro non sia il caso. Vi invito ad ascoltarla. Spero che in questo, adesso io le sto registrando questa cosa, poi quando verrà editata, credo che riusciranno a trovare dei pezzi del brano, così lo arricchiremo, perché così ascoltando il testo e sentendo anche la canzone avrete più idea di tutto quello che vi ho raccontato. Ciao. There was no tomorrows, we packed away our sorrows, and we saved them for a rainy day. And I remember quiet evenings, and trembling close to you. Thank you very much. Good night.